Ciao, benvenuto in questo video. In questo momento è partito il mese di aprile. E che cosa succede nel mese di aprile agli olivi? Beh, succede una cosa un po' particolare e speciale. Allora, innanzitutto c'è da dire che i fiori dell'olivo non sono singoli, ma sono raggruppati in una infiorescenza simile a un piccolo grappolo che parte dalla gemma a fiore all'ascella della foglia, per cui dobbiamo andare a vedere dov'è questa ascella della foglia. Allora, prendiamo un rametto a caso, eccolo qua, e vediamo la foglia, eccola qui, e vediamo che si sviluppa appunto l'ascella, che è qua. Qui abbiamo praticamente, aspetta un attimo che c'è un po' di frasca, abbiamo la foglia, eccola qui, con l'ascella, e questa è l'ascella, vedi, parte il rametto, c'è la foglia e come puoi vedere proprio in prossimità dell'ascella si sviluppa questo piccolo grappolo, no? Simile a un piccolo grappolo. Bene, questo piccolo grappolo prende il nome di mignola e quando si sviluppa la mignola siamo nella fase della mignolatura. Successiva alla fase della mignolatura abbiamo la fioritura, ossia l'apertura del fiore, e questa può avvenire in funzione dell'annata, in funzione della latitudine, nei mesi che vanno da aprile a giugno. In questo momento siamo appunto nella fase della mignolatura e il detto nel mondo dell'olivicoltura è questo: attenzione, se mignola in aprile condisci col barile, se mignola di maggio, giusto per l'assaggio, se mignola di giugno riceverai giusto un pugno. Buona mignolatura a tutti, ci vediamo nel prossimo video, ciao!